bentornati telespettatori di RTA al nostro appuntamento serale con l'informazione locale. Partiamo subito e partiamo da alcuni lavori che sono in pieno svolgimento. Si tratta dei lavori per la realizzazione della rotonda che lungo la variante della strada statale 523 nel quartiere di San Rocco darà accesso a breve all'area ex ceramica dove si insedierà un supermercato già presente sul territorio del capoluogo valtarese. Sono in fase di esecuzione avanzata i lavori per la realizzazione della rotatoria che lungo la variante della statale 523 che costeggia il Taro nel quartiere San Rocco daranno accesso all'area della ex ceramica dove verrà costruito un supermercato. Questi lavori consentiranno inoltre una bonifica di questa zona con una valorizzazione dell'area circostante. Entro fine mese di luglio verranno ultimati appunto i lavori di questa rotatoria che è il frutto di un accordo urbanistico sul quale in questi anni abbiamo lavorato e che consentirà la bonifica ambientale e la ricostruzione di una porzione dell'area ex ceramica. Come sapete tutti la vecchia ceramica Valtaro è chiusa da oltre 15 anni e abbiamo lavorato in tutti questi anni per cercare di risolvere questo problema che è stato un problema anche appunto ambientale. Quindi nell'accordo urbanistico di trasformazione di una parte di questa da industriale a commerciale si è ritenuto opportuno è giusto richiedere la costruzione di questa rotonda insieme ad altre cose che già nel passato comunque abbiamo spiegato attraverso anche e grazie alla vostra emittente. Questa naturalmente è la prima fase del progetto che poi contempla anche un secondo stralcio. Sì, il secondo stralcio è stato rimandato al nuovo PSC, quindi al nuovo strumento urbanistico, per cui nell'accordo già sottoscritto oggi è già prevista la rotonda, un campo da calcio in sintetico, ma soprattutto la trasformazione della parte retrostante della ceramica a residenziale e nell'arco di 3 anni dall'approvazione dell'accordo urbanistico la demolizione completa di tutto quello che oggi già è esistente. Quindi nel giro di, ci spingiamo, 3-4 anni, tutta quell'area verrà liberata dai manufatti che oggi sono presenti. Da precisare che in quest'area si trasferirà solo il supermercato che è tuttora già presente sull'altra sponda del Tarodine e non le altre attività commerciali che lo circondano. Sì, diciamo che l'indirizzo preciso che ha voluto dare l'amministrazione è quello che qui possa essere installato solo un supermercato e un supermercato già esistente, quindi non è stata creata una galleria di vicinato o lo spazio per altre attività commerciali proprio per salvaguardare quello che di commerciale già esiste oggi a Borgotaro. Abbiamo avuto e tuttora abbiamo richieste da parte di etichette, altre etichette nazionali, quindi catene di supermercati per l'installazione, per venirsi a installare nel nostro territorio, ma noi riteniamo giusto e corretto salvaguardare quello che di già esistente c'è, quindi abbiamo lavorato affinché un supermercato di Borgotaro potesse trovare una collocazione migliore per lei, però che fosse già insediato a Borgotaro. Ed ora vi presentiamo la nuova aula studio che ha la sua sede in Palazzo Imbriani a Borgo Valditaro, un'aula studio che verrà inaugurata con una festa domani a partire dalle ore 18. Domani a Borgotaro, in via Filippo Corridoni numero 45, nella storica sede della società di mutuo soccorso Matteo Imbriani, verrà inaugurata con una festa l'aula studio. Dato che noi abbiamo disponibile il salone al secondo piano, siamo rimasti molto soddisfatti di questa richiesta perché la società di mutuo soccorso, che è sempre stata vicina ai cittadini di Borgotaro, può mettere a disposizione dei giovani un'aula studio. Adesso mi stanno dicendo che è già frequentata da 30 o 40 ragazzi, speriamo che aumentino anche i numeri. E intanto ci attrezziamo per arredarla con dei tavoli da studio, le seggiole c'erano già, il comune intende anche lui venirci incontro sponsorizzando questa iniziativa,
contribuente alle spese del riscaldamento d'inverno e della luce durante l'anno. Tra i promotori dell'iniziativa, lo studente borgotarese Enrico Ori. L'idea è nata essenzialmente perché abbiamo visto la necessità di aumentare le ore che offrivano di base le biblioteche di Borgo Valditaro, quindi non abbiamo presentato solo questo problema, ma ci siamo attrezzati, abbiamo valutato le varie opzioni che potevamo avere a disposizione, quindi è nato questo progetto. Abbiamo trovato disponibilità totale nella società di mutuo soccorso in Briani, che ha sposato questa nuova iniziativa. Siamo partiti da un mese, le risposte dei ragazzi e della popolazione in generale molto buona, tant'è che abbiamo deciso di organizzare una festa con inaugurazione ufficiale e una cena per raccogliere fondi che ci permettano di sostenere le spese durante il periodo invernale. La festa avrà inizio alle ore 18, alle 19 ci sarà l'apertura della cucina e dalle 22:30 in poi musica con DJ Zappa. Un evento che vede il patrocinio del comune del capoluogo valtarese. Come amministrazione comunale vogliamo ringraziare il presidente e il consiglio direttivo della società di mutuo soccorso in Briani che ha raccolto questa idea, questo progetto dei ragazzi, degli studenti borgotaresi di realizzare all'interno dello storico edificio della società di mutuo soccorso una sala studio, e questo progetto ha preso subito forza, ha preso veramente una grande risposta da parte di tanti ragazzi, di tanti giovani, e quindi un grazie anche ai ragazzi, a Enrico e tutti gli altri ragazzi che hanno e stanno lavorando per rendere sempre più accogliente e fruibile questo spazio. Un bel segnale che da un lato intanto dimostra quanto anche la società in Briani si attrezzi e stia lavorando per rendersi sempre più aperta e corrispondente anche ai bisogni nuovi dei nostri ragazzi, e dall'altro un bel gruppo di giovani che si dà da fare per una cosa sicuramente positiva, cioè realizzare uno spazio nel quale studiare insieme, preparare gli esami universitari, vivere anche una socialità dedicata allo studio, dedicata all'impegno. Di questo ovviamente non possiamo che essere felici e ringraziarli, augurare loro buono studio, buon lavoro all'Imbriani, e naturalmente anche come amministrazione cercheremo di essere al loro fianco per gli impegni futuri. Il governo in conferenza Stato-Regioni ha annunciato di una prossima deliberazione del Consiglio dei Ministri per individuare le procedure di risarcimento dei danni al patrimonio abitativo e produttivo colpito dalle calamità naturali che si sono succedute dal maggio 2013 a marzo 2016, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Per l'assessore regionale Paola Gazzolo si tratta di una buona notizia, un passo concreto, dice, per dare risposte certe a cittadini e imprese duramente colpiti dalle tante emergenze che hanno interessato l'intero territorio dell'Emilia-Romagna. Anche il nostro, quello della Valtaro e della Valceno, dal 2014 al 2015 è stato interessato da eventi meteorologici eccezionali come piogge, nevicate e allagamenti che hanno creato diversi danni. Complessivamente nella nostra regione i danni subiti ammontano a quasi 170 milioni di euro. L'Emilia Romagna è tra le regioni che hanno svolto nei tempi prescritti tutte le ricognizioni, sottolinea ancora l'assessore Gazzolo. Ora si attendono gli atti definitivi dal governo e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per giungere il prima possibile al risarcimento dei danni. Ed è una buona notizia ad una cerimonia molto sentita che viene tenuta sempre tutti gli anni da tanti anni a Strela di Compiano. Andrea Ponzini, Giovanni Rapetti, Pio Rapetti, Don Alessandro Sozzi, consuetudine da qualche anno, i rintocchi della campana della chiesa di Strela hanno accompagnato la lettura del triste elenco delle vittime della strage perpetrata 72 anni fa dalle truppe nazifasciste.
Una lunga scia di sangue che, partendo il 19 luglio 1944 da Ronco dei Bertoli alle porte di Compiano, sale sino a Tramonti e Strela, per ridiscendere poi sul versante opposto del crinale che separa la Valtaro dalla Valceno ed investire il giorno successivo, 20 luglio, le località di Cereseto, ancora in comune di Compiano, e Sidolo, in comune di Bardi. Due giorni che hanno segnato la nostra comunità con 25 vittime innocenti trucidate dalla barbarie nazifascista. Li abbiamo voluti ricordare in questa giornata perché è dovere di chi amministra non dimenticare, portare avanti la memoria e soprattutto insegnarle ai bambini. Quindi ci ha fatto molto piacere oggi la presenza anche di ragazzi, di bambini che hanno partecipato a questa commemorazione. Un momento quindi di perpetuazione della memoria, di cui si sente la necessità soprattutto in periodi come quello attuale, in cui la violenza sembra riesplodere in maniera inarrestabile. Ho sempre gridato che la memoria è fondamentale e ricordare questi fatti ci porta a pensare, come dico sempre, a un'altra Europa, a un'Europa dei popoli, non quella che in questi anni, in questi mesi vede dei delitti, vede dei massacri. Io spero che proprio ricordando, che riportando nel nostro cuore, nella nostra mente, quello che è successo a Strela, a Cereseto, a Compiano, in tante parti d'Italia, faccia ricordare che noi abbiamo sempre più bisogno di pace e non di quello che sta succedendo in questi drammatici mesi. La street art performance di Sergio Capelli diventa il piccolo zoo di Viale Bottego a Borgo Taro, una passeggiata nella fantasia dell'artista albero dopo albero. Da il prossimo 23, quindi da domani, sabato 23 luglio e fino al 15 di ottobre. A partire dalla prossima settimana saranno inviate dal comune di Berceto le bollette dell'acqua ai cittadini. Si tratta di una lettura presunta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Ce lo spiega nel dettaglio il sindaco Luigi Lucchi. La prossima settimana partiranno le bollette per l'acqua per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. È una lettura presunta, contemporaneamente da mercoledì 20 luglio l'addetto Paolo Del Piano inizierà la lettura reale di tutti i contatori nel comune di Berceto, un'operazione che richiederà tutto il mese di luglio, di agosto e parte di settembre. Troviamo corretto leggere i contatori dell'acqua in questo periodo per poter parlare con più persone possibili e anche per poterle leggere il più possibile, visto che tutte le case, le seconde case, le case sparse nel comune di Berceto sono abitate. E quindi è bene avere anche un colloquio con l'incaricato del comune di Berceto. Sicuramente nel primo anno, in questi primi anni di gestione dell'acqua, in questi primi anni ci saranno qualche problema, però crediamo di poter dare tutte le informazioni necessarie, di raccogliere tutte quelle che possono essere degli errori, dei disguidi, delle operazioni non fatte bene, attraverso un ufficio che è aperto tutte le settimane al pubblico, anche durante i mesi delle letture, e al giovedì e al sabato, al giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 19. Voglio cogliere l'occasione per ribadire due numeri di telefono importanti, uno per quello che riguarda il sistema idrico nel suo insieme, il funzionamento, che è il geometra Zanzucchi Pietro, che è incaricato di seguire questo servizio. È il suo unico incarico, anche se molto impegnativo e gravoso, però è dedicato solo al sistema idrico del comune di Berceto. Il suo numero di telefono è 348 65
6363659. Lui è sempre a disposizione, mi raccomando ai cittadini di avere rispetto anche dei suoi orari, delle sue giornate di riposo, quindi di chiamarlo solo per emergenze in orari che non siano d'ufficio. Negli orari di ufficio ovviamente può essere sempre chiamato. L'addetto invece a dare informazione, a avere per fare nuovi contratti, per cambiare le intestazioni dei contatori, per seguire le letture, è Paolo Del Piano, che lo trovate in comune tutti i giorni dalle 8 alle 13 e al giovedì e al lunedì anche dalle 15 alle 18. Tenete presente che domani inizia a leggere in centro del capoluogo i contatori e quindi in tutto questo periodo delle letture Del Piano sarà in ufficio solo nelle giornate di giovedì e sabato. Quindi è una grande avventura, è un servizio che ha molto piacere che sia ritornato al Comune di Berceto, è stata una cosa molto faticosa, si richiede la collaborazione di tutti perché sono sempre più convinto che sia un grande vantaggio per i cittadini di Berceto essere ritornati in possesso della propria acqua, dei propri acquedotti e dei propri sistemi di depurazione. Sarà sempre più importante anche nei decenni futuri avere l'acqua a disposizione. Invito anche a non sprecarla perché è un bene prezioso e invito anche a utilizzarla nel migliore dei modi. Restiamo nel comune di Berceto, dove domani alle 17 in strada Romea si inaugura la mostra importante Storie di vite usate, una mostra che rimarrà aperta presso il Museo Pier Maria Rossi sino al 25 di settembre. Sempre domani però a Bedogna la nuova compagnia della Pieve alle ore 21 debutta nella piazza del municipio con la cantatrice Calva 2.0. In scena ci saranno Alberto Chiappari, Mariella Del Nevo, Cristina Del Nevo, Diego Mussi, Valentina Del Nevo, Marica Bernabò, mentre la collaborazione artistica è affidata a Mauro Mozzani. All'Auditorium San Francesco di Bardi, da domenica 31 luglio sino a domenica 28 agosto, è prevista invece la mostra sull'affondamento dell'Arandora Star. Potrà essere visitabile al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 16 alle 18.30 con entrata libera. Una mostra realizzata in collaborazione con il Club Mazzini Garibaldi di Londra ed il Comitato Vittime Arandora Star di Bardi. Le previsioni del tempo per domani sabato 23 luglio, nuvolosità in graduale aumento su tutto il territorio regionale con locali piovaschi che localmente potranno assumere anche carattere di rovescio. Le temperature saranno le minime tra 19 e 21 gradi, mentre le massime sono in lieve flessione comprese tra 30 e 31 gradi. I venti saranno deboli con locali rinforzi. Un'occhiata ai programmi di questa sera della nostra emittente prima di salutarci. Alle 20.35 Salute e Società, alle 21 Video Station, alle 22 il TG e a seguire 22.30 circa Ballo che sballo in TV. Bene, è tutto anche per oggi con l'informazione locale di RTA. Un grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di serata, domani.